Ragazzi, buon godo day e benvenuti incredibile nel prefinale della Sus Run con il nostro Sus incredibile nel fantastico mondo di Elden Ring, incredibile, pazzesco e assurdo, mamma mia, Sus è qui, mi guarda male, ragazzi, direi di partire subito a bombazza, proprio incredibile, pazzesco e assurdo, l'ho detto due volte, così siamo carichi, incredibili. L'unica cosa che ho fatto, ragazzi belli, off camera, è stato prendere, e mamma mia è stato un incubo, il favore dell'albero Mother View 2. Come ormai saprete tutti quanti voi, incredibile, si trova nella parte bassa di questa linda distrutta, in mezzo a quelle due creature ulcerate incredibili, che ovviamente non ho ammazzato, le ho skippate incredibili, mi sono preso questo affare e sono scappato alla velocità della luce, incredibile. Prima di dedicarci a questa zona qua, torniamo istantaneamente a Farumasura, perché ci sono due cosine da fare qui. Dobbiamo uccidere Paracidusax, sfidare Alexander e eliminare Bernal. Più che altro perché vorrei finire la missione di Alexander, così ci prendiamo il suo talismano incredibile. Ah, se ricordo, Bernal forse era qui sotto, se ricordo bene. Poi elimineremo appunto Placidusax, poi abbiamo Godfrey, incredibile, Radagon e l'Elden Beast, di cui sono veramente curioso, ragazzi, perché non l'ho mai sconfitta usando il cavallo. E dato che so che nell'ultimo aggiornamento per DLC hanno messo questa feature incredibile, sono molto curioso. Incredibile. Ok, sì, il punto era questo. Eccolo qua, qui ci invaderà il nostro amico. Amico mio, tra l'altro lui c'ha una delle armature più fighe del gioco, eh. Allora, fratellino, io ve lo dico, non è andata molto bene, vero? Riproviamo? Molto bene. Mazza quanto è duro. Ai 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 caramba. Vorrei provare a perriarlo. Wow, è andata bene. Un perry al giorno toglie il medico di torno. No, vorrei evitare che mi fa quell'attacco sus. No, 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 no. E invece me l'ha fatto. Vabbè. No. Ok. Peccato. Ah, no. E invece non lo farai. Ah, ma si cura pure? Ah, ragazzi, qui sarà un combattimento all'ultimo sangue. Vabbè. Mi ha dato una pezza di quelle importanti. Ecco qua, ciao Bernal. Perfetto. Ok, andato. Molto bene. Ricettavo da bestia. Ragazzi, abbiamo beccato due troppo assurdi. Lo scudo di questi affari e l'arma loro. Wow, GG per noi. Talismano del vecchio signore. Estende la durata degli effetti delle magie, che nel caso nostro non ci serve, perché noi non è che ci facciamo tanti buff addosso, quindi sus. Allora, io mi ricordo che Alexander era dietro un portale che era da qualche parte qui, tipo... Ai ai ai, ragazzi, mi sa che ci metteremo un po' a trovarlo. Questa credo sia una delle migliori morti in Elden Ring. Mi sa che era sopra le scale. Io mi ricordo nell'altro episodio, infatti l'avevo rivisto sto portale. Ho detto, ah guarda c'è il portale. Tipo, se ricordo bene, era tipo qua sopra, che mi ero un po' perso. Tipo qua dietro, ti prego, poi era qua. Oh mamma mia, grazie al godo. Infatti qui c'era il falò. E qui si va pure nell'area degli scheletri, se non sbaglio. Molto bene. Poi ovviamente mi prenderò anche l'armatura quella draconica, che potrebbe diventare parte del set finale di Sus, però questo magari lo faccio off camera, ragazzi, non mi metto pure a fare quella, perché mi ricordo che era in basso, ma non è che mi ricordo pure lì dove ci si arrivava, quindi... Eccolo qui Alexander, ci siamo riusciti. Ah no, qui c'è il drago. Questo proprio non me lo ricordavo, che dovessi eliminare pure il drago Sus. Il drago Sus proprio non me lo ricordavo. Ragazzi, un altro colpo e questo drago Sus è andato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso devo resettare l'area e dovrebbe esserci Alexander, vero? Allora, ragazzi, Alexander non c'è. Probabilmente me lo sono perso da qualche parte. Mannaggia. Quindi sarà una cosa che farò off camera. Peccato, ragazzi, ho pure ucciso il drago Sus. Però sono sicuro che il punto è qua, ho pure controllato, ragazzi. Placidusax me lo ricordo più o meno. Era da qui sotto, se non sbaglio, che c'era la scalinata Sus. Sì, scalinata, insomma. Diciamo il percorso Sus. Se non sbaglio, lui stava pure a Villa Vulcano. Mi sa che me lo sono perso a Villa Vulcano, che c'era un drago Sus da eliminare con lui, forse. Placidusax, primo boss del giorno. Evocheremo il nostro Sus e vedremo come va.
Allora, facciamoci una dormita. Però questo mi ricordo nella mia prima run, lo trovai assolutamente a fortuna. Quando vedo questo mi viene in mente sempre il segreto di Dark Souls 3, che era molto più difficile, dove dovevi trovare la posizione del drago, tornare nel tempio, metterti nella posizione del drago e andare a combattere il Nameless King. Quella roba era assurda. Poi ragazzi, io ve lo prometto, già ve l'ho detto, ma ve lo riprometto, prima di iniziare il DLC mi farò una scorpacciata di livelli prima di iniziare la run, ragazzi, altrimenti così proprio non abbiamo non speranze, neanche le speranze, sotto le speranze, ragazzi. Eccolo là, guardate, è bello, eh? Con la sua testa mancante incredibile. Che poi era da qualche parte Farumasura, se non sbaglio, la sua testa. Allora, il nostro Sussalter. Bevutina. E si parte, ragazzi. Peccato che non si può tagliare la coda. Da qui bastava? Che figata che l'ho saltato proprio! Con calma! Vabbè, più o meno l'abbiamo schivato. Con calma! Lo vedo. Ok, l'ho visto a fortuna. Ok. Ok. Quante volte scompariva? Ok. Ah, ok. Va bene, questo non me lo ricordavo. Va bene. Va bene. Dai. No, ragazzi, non ci sto credendo, ragazzi. L'ho colpito 4 volte all'aria. E va bene. 336.000 anime. Credo di aver preso il buff con l'amuletino sus. Bene. Ragazzi, prima boss fight del giorno è andata bene. Abbiamo finito Farumasura, ragazzi. Adesso andiamo dal nostro carissimo Godfrey. E Sus sicuramente avrà qualcosa da dire, ragazzi. Ragazzi, avevo completamente dimenticato che c'era Gideon! È vero! C'è Gideon prima! C'è Gideon! No, mi è rivenuto in mente di lui con le braccia aperte, è vero? Tanto adoro il fatto che Gideon sia praticamente overpower, perché giustamente ha la conoscenza di tutto, no? Anche se in realtà sappiamo che Sabaku è colui che ha la conoscenza di tutto, non Gideon. Allora, Sus, io te lo dico, hai qualcosa da dire prima di affrontare Gideon? Ma io dico, guarda la faccia di Sus, pure Sus è perplesso. Ma come ti viene in mente di metterti qui ad affrontare Sus, che devi andare a affrontare Godfrey? Guarda Gideon laggiù, guardalo com'è Sus con la sua staffa. Comunque Sus ha sconfitto Placidus Axe con la sua due teste, perché la terza testa è scappata per la potenza di Sus quando l'ha visto. E adesso affronteremo Gideon, e poi affronteremo Godfrey, e poi affronteremo Radeon, e infine ci sarà l'Elden Beast, che verrà sconfitto, e Sus si siederà nel posto che gli spetta, incredibile. E poi c'è Malenia, mamma mia Malenia, mamma mia Malenia, vai Sus, distruggi Gideon. Se io facessi una cosa un po' Sus, tipo sparargli una di quelle marcescenze incredibili mentre mi fa il discorso, secondo voi ci rimane male Gideon? Ah, posso evocare Tizio pure? No, serio, non lo sapevo. Povero Gideon. E poi Gideon è fortissimo in realtà, quindi.
pensavo peggio, ragazzo. Onesto. Mi piace, abbiamo fatto l'attacco in combo, bellissimo. Ecco fatto. Non credo proprio, non userai i tuoi attacchi alla Mokkido, mi spiace. Va bene così. Un umano non può uccidere un dio. Eh beh, staremo a vedere, caro mio. Staremo a vedere. Ammazza, 180.000 anime mi dava Gideon. Wow. Ragazzi, è il momento di affrontare Papa Godfrey, che è tra le boss fight più belle di tutto il gioco, ragazzi, a mani basse. Io mi auguro che nel DLC ci siano delle boss fight a livello di Godfrey, di Mog. Queste boss fight, che pure Malenia, ragazzi, per carità, Malenia è Malenia, però a livello di boss fight, ragazzi, è incredibile pure lei, cioè, parliamoci chiaro. Ha quell'attacco sus, è vero, che io tra l'altro non mi ricordo mai nella vita come si scrive, ragazzi, quindi quando affronteremo Malenia ci sarà da divertirsi. Il viaggio del nostro sus sta per giungere alla fine, quindi direi di buttarci in questa avventura incredibile, ragazzi. It's Godfrey time. Mamma mia, ragazzi, fammela rivedere la cinematic di Godfrey, è speciale, ragazzi. È speciale. Bello che il leone si accorge subito di noi. Bellissimo, ragazzi. It's been a long while, Morgoth. Che spettacolo. No, ragazzi, è troppo bello Godfrey, però che cavolo, mannaggia. Long and hard didst thou fight. Bellissimo. Tarnished warrior. Spurned by the grace of gold. Wow. Io mi auguro ci siano boss fight del livello di Godfrey nel DLC. The Elden Ring resteth close at hand. Non è irraggiungibile. Alas, I am returned. Che spettacolo. Ho fatto ritorno con la sua ascia spezzata. To be granted audience once more. Wow. Scusate ragazzi, il controller si è emozionato anche lui. Ragazzi. Mamma mia, che bello che è! Upon my name as Godfrey. Musica assurda. The first Elden Lord. Che spettacolo. Ah, è vero, partiva subito, è vero. Allora ragazzi, ci regalerà un po' di emozioni Godfrey, eh? Partiamo cattivi, dai! Volevo evocare Sus. La cosa bella, ragazzi, è che non è che io me lo ricordo benissimo Godfrey, eh? Cioè, me lo ricordo fino a un certo punto, quindi sarà emozionante. Funzionava pure su di lui la marcescenza, ammazza ragazzi. Vabbè, sto facendo dei test, tanto per ricordarmi se era debole agli elementi il nostro amico. Ok. Ok. Ok, si è buffato. Dai, dai, fase 2, fase 2, fase 2! Per poco. Adesso, ragazzi, fase 2 del primo try, secondo me Godfrey ci fa un mazzetto così. Però mi ritengo già abbastanza soddisfatto che me lo ricordavo. Questa ce la vediamo perché è semplicemente meravigliosa. Sarosh. Sarosh. Sta roba è assurda. Ragazzi. Wow. I've given thee courtesy enough. Che spettacolo. Quanto è figo, cavolo. Troppo bello. Questo ruggito penso si sia sentito fino a Villa Vulcano. Now I fight. Ora lui. Sta roba è assurda. Warrior. Spettacolo. Amico,
ragazzi, avete visto? Mi ha fatto l'attacco che pensavo non facesse. Aiaia ragazzi, mamma mia, vabbè, ci sta alla fine, dai. Mi sa che prende? No. Ah, che simpatico, ho fatto una gran cazzata. Non me lo ricordavo il calcio alla Tekken. Ah, mi ha fregato. Vabbè, bravo, bravo, vabbè, ci sta. Morire contro di lui ci sta. Non dico niente. Noi ci vediamo tra pochissimo, io ho 100.000 anime, me ne servono 28.000 per fare un altro livello, io non le spreco 100.000 anime. Vado da Mog, fammo il piccione 2 minuti e ci rivediamo qui con un livellino più. A tra poco, woo! Arriviamo a 30 a mente e ci fermiamo. Perfetto ragazzi, ci ho messo un minuto ragazzi. È una pacchia il farming del pennuto da Mog. Come era prevedibile, Godfrey, ora Lu, come ti chiami, non potevi sconfiggere la potenza di Zeus che ti ha sconfitto al secondo try. Poteva essere il primo se il cameraman giocava meglio. Comunque la Summer. Guardate Zeus, che è vicino all'Elden Ring. È vicino al trono ancestrale. E adesso incontreremo Marika, vero cameraman? Zeus in realtà c'era, ma adesso Marika, Marika non c'è, mannaggia. Mannaggia! E io che volevo incontrare mammi Marika. Mamma mia, mammi Marika, step on me. Comunque vai Zeus, distruggi tutto. Zeus avrebbe voluto Marika, però purtroppo si deve accontentare di Malenia, ragazzi. Magari questo mio look un po' più selvaggio mi sta portando fortuna con le boss fight oggi. Comunque, incredibile! Vediamoci questo filmatino incredibile e poi Radagon pazzesco. Vai! Chissà se scopriremo cose più sus su Marika, su quello che ha combinato dall'altra parte, nel DLC. Sono molto in hype, ragazzi, per il DLC. Ho paura che mi faranno un mazzo così, però spero di salire abbastanza di livello. Marika è sempre Marika. Wow. Che spettacolo questa scena, ragazzi, mamma mia. Questa combo di boss Godfrey e Grada con Elden Beast, tanta roba. Per quanto l'Elden Beast sia sus, ma magari con Torrent si riprende, ragazzi, eh. Poi prende questo, che attenti, mo vibra tutto. Eccolo. Wow, ragazzi. Guarda che bella sta cosa. Sta cosa epica. Wow. Che spettacolo.
Mamma mia, ragazzi! L'ho sentita così tante volte, eppure come la prima volta. Non so se mi darà tempo di evocare il mio amico, lo sai? Ora mi sta venendo un dubbio, Sus, che è... lui è molto aggressivo, ragazzi. No, invece mi dà tempo, è proprio un signore. Amico mio, quanto tempo, eh? Lui più o meno me lo ricordo... diciamo Sus. Pure lui non mi ricordo mai nella vita se era tempo della marcescenza. Lo scopriremo adesso, incredibile. Forse no? No, non è immune. Ok, va bene, volevo saperlo. Vabbè, questo 3, ragazzi, andate, era giusto per prova, eh. Era giusto così, un tentativo goliardico. Wow. No, che peccato. Peccato, volevo spaccare l'equilibrio. Mamma mia, che legna. Ok, perfetto. Eccola qua. Sono così curioso di vedere il torrent come se la cava, ragazzi, che non avete idea. Probabilmente cremeremo male, perché l'ho voluto così tanto, come tanti di voi, torrent, in questa boss fight. Ecco Rada con versione spadona. Wow. Che spettacolo, però, che è. Wow. Ragazzi, mamma mia, la musica, però, mamma mia, che spettacolo. Mi sto emozionando più adesso quasi che la prima volta che l'ho vista. Bello. Voglio vedere Torrent subito. Ragazzi, è un sogno. È un sogno, cavolo. Troppo bello. Non so come muovermi usando Torrent, mi sento così spaesato. Vabbè, moriremo, ragazzi, primo try. Wow. Forse conviene che quando sto vicino... Ah, ok. Vabbè, questa bella stecca me la sono meritata, eh. Vabbè, questo me lo ricordavo. Voglio cercare un attimo di rimemorizzarmela, perché non è che me la ricordo bene, ragazzi, eh. Da un po' che non la combatto, eh. Sì, questo era il fuocherello Sus, me lo ricordo. Facciamo veramente poco danno, ragazzi, eh. Ok, questo non me lo ricordavo. Questo sì. Questo sì. Questo me lo ricordo. Dai, 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 su. Fammi crepare almeno con dignità. Questo che era? Ah sì, questo qua. Va bene, ci sta. Va bene. Eccolo, vai. Va bene. Forse è più facile senza torrent. Per quanto sono abituato a farla senza torrent. Ragazzi, incredibile. C'è stato un piccolo time skip pazzesco e assurdo, dove ho fatto una scelta molto sus. Radagon non è un problema. Il problema è l'Elden Beast. E contro l'Elden Beast, la nostra Sammo, quindi il nostro Sus Alter, il nostro Sus 2.0, è completamente inutile, perché arriva lì che è praticamente morto. E noi, sinceramente, a Radagon gli facciamo parecchio danno. All'Elden Beast gli facciamo veramente poco danno, perché l'Elden Beast, come dire, non subisce debuff Sus a parte 1, e ci arriveremo tra poco. Però un modo Sus per eliminare l'Elden Beast è avere armi pesanti, oppure in questo caso usare sempre la lancia, il Bolt incredibile
della nostra lancia Sus, che funziona fino a un certo punto perché l'Elden Beast è l'Elden Beast, la conoscete. Dopo essere morto minimo 3 volte contro il loop che la telecamera mi fa quando provo a colpire la punch dell'Elden Beast, ho detto allora è tardi, io voglio finire Elden Ring oggi, assolutamente incredibile. Userò il piano di riserva incredibile, si chiama Chicche dei Neri Coltelli, a.k.a. la best waifu, a.k.a. la best summon di Elden Ring incredibile, perché questa signorina l'ho portata a più 10, per quello ho farmato un po', ce l'avevo a più 6 e me la tenevo nascosta per Malenia, però ho detto dai, portiamola a più 10 e testiamola incredibile. Questa signorina applica lo status della Runa della Morte, che è l'unico status che quella maledetta dell'Elden Beast subisce incredibile. Quindi, con Tiche vediamo se riusciamo a sconfiggere Radamon e l'Elden Beast e concludere questa ricca avventura. Allora, con calma ragazzi. Allora, come vedete il danno è importante. Radamon, cucciolo, bravo. Va bene così, non importa. Voglio vedere quanto danno fa l'Elden Beast se ci arrivo, ovviamente, perché qui la situazione. Ok. No. No. Bravo, colpisci me, Radamon. Me, punta me. Guarda come sono bello. Beh, magari non mi ammazza però, No. Ok. Tiki è praticamente full vita. Vediamo come va. Ok. Sembra fare danno. Molto bene. Vai Tiki. Tesoro mio Tiki, vai. Vai Tiki, schiva tutto amore, eh. Mi raccomando Tiki. Brava Tiki. Ho fatto un errore clamoroso. Vai Tiki, ti prego, tesoro! Anime, mamma mia ragazzi. Per tutta la run io ho fatto le battute sul fatto di Malenia e sul fatto che a Sus in realtà gli importava solamente sedersi sul trono e via. E secondo me Sus ha qualcosa da dire in questo momento. Dopo un combattimento che dire stancante e dir poco, Sus è qui con la scelta del vostro Sus. Ci potrebbe essere un colpo di schiena incredibile dal vostro Sus. C'è un detto nel Godoverse molto Sus che dice: se la vita ti dà i limoni, te te fai la limonata. Però se la vita ti dà i piedini, tu li prendi subito e non aspetti. Wow. The battle is over, I see. Eh già. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. Che spettacolo. A 1000-year voyage under the wisdom of the moon. Già. Che here bellezza. Beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Su, sei fatto una buona scelta, eh? Well then, shall we? My fae consort eternal. È cresciuto il nostro Sus, ragazzi, mi sto commuovendo. E Sus è già sposato, incredibile. L'era delle stelle. Allora, di cuore, questo è sicuramente il finale che ho apprezzato di più. Ovviamente nella mia prima run non l'ho mai beccato nella vita, ragazzi. Ho beccato il classico finale dove te siedi e hai risolto il problema. Questo lo feci nella mia seconda run. Ovvio, cioè il finale della follia. Per come è buildato, per le aspettative che
tu non ti puoi fare, perché è qualcosa di talmente assurdo. E poi quella scena col cielo, la frenesia, con Melina che switch e sembra la regina dell'occhio tetro, quella roba è assurda. Quindi forse per come è strutturato e per l'epicità darei il punto a quello della follia, però per l'amore lo darei a questo. Avviare il viaggio 2? Assolutamente no, ragazzi. Col cavolo che mi faccio il DLC Yoga in Plus, ma stiamo scherzando? E poi dobbiamo completare il viaggio di Sus con Malenia. Non è finita qua. Assolutamente no. Il viaggio di Sus sta per giungere alla sua fine della prima parte incredibile. Ovviamente ci porteremo la nostra adorata Tike, che è un'altra delle waifu di Sus. Come vedete, Sus sta creando il suo harem. Abbiamo Ranni, abbiamo Tike, e chissà se Malenia vorrà partecipare. Secondo me non vorrà partecipare, ma lo scopriremo nel prossimo episodio incredibile. Nel prossimo episodio affronteremo Malenia e concluderemo la prima parte del viaggio di Sus incredibile. Io off camera mi farò Castel Sol, prenderò la prima parte del medaglione, poi andrò da quella specie di albinauro che non mi ricordo mai nella vita dov'è, e prenderò la seconda parte dell'amuleto incredibile, così che dal prossimo episodio avremo l'amuleto completo e da lì andremo avanti. Vi risparmio la parte prima perché l'avrete visto mille volte Castel Sol. I ringraziamenti belli me li tengo per l'episodio finale. Che cosa sia con voi, e ci vediamo nell'ultimo episodio della Sus Run incredibile, prima dell'espansione incredibile con Sus e tanto godo incredibile. Al prossimo episodio.